Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi torniamo a parlare di collezionismo con un unboxing che aspettavo da tantissimo tempo. Sto parlando della Collector's Edition di Astral Chain, che come vedete è gigantesca e personalmente è una delle collectors che aspettavo di più in assoluto, non solo perché almeno dalle dimensioni sembra una figata, ma proprio perché, come avete visto già dai miei precedenti video, Astral Chain è uno dei contendenti per il GOTY di quest'anno, insieme a Control che è uscito poi 2-3 giorni fa, quindi è una settimana densissima. Ora, a dirla tutta, l'unboxing è un po' improvvisato perché io non credevo sarei riuscito a farlo. La Limited mi sono dimenticato di prenotarla ed è esaurita ovunque, non si trova. La mia ragazza, non so come ha fatto, ha chiamato un negozietto di zona che aveva ancora una copia disponibile e mi ci sono fiondato, quindi non solo riuscirò a fare questo unboxing, ma anche con un giorno di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale. Prima di iniziare, mi raccomando, se questo tipo di video vi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un like per vedere poi tutta la mia collezione e altri video su unboxing, collezionismo, eccetera, eccetera. E proprio perché dispongo di svariate limited per Switch, ho intenzione di farvi un attimo delle comparazioni in modo anche da capire quanto è grande questa Collectors. Il primo gioco con cui la paragoniamo, eccolo qua, è la Limited di Bayonetta, che se avete visto uno dei miei primissimi video, è una Limited che ho ritenuto scandalosa e si vede la differenza. Era una Limited sovrapprezzata ma minuscola e non conteneva praticamente niente. Aveva i due giochi di Bayonetta, di cui uno in versione digitale. Quindi era un vero peccato e sono felicissimo che finalmente un gioco Platinum Games abbia un'edizione da collezione che si merita. Poi un'altra comparazione interessante può essere fatta con Octopath Traveler, una limited leggermente più piccola, un po' più spessa ed è forse una delle limited che ho apprezzato di più in assoluto perché al suo interno si differenziava dai soliti contenuti e soprattutto aveva una forma mai vista prima, una sorta di libro per bambini che si apre con le figure pop-up. Se siete interessati troverete sempre sul mio canale l'unboxing anche di questa limited e per finire una cosa interessante è, direte, ma non si è mai vista una limited così? E vi devo correggere perché a quanto pare c'è un precedente storico ed è la limited di Xenoblade Chronicles 2, JRPG uscito a fine 2017, sempre per Nintendo Switch, e come potete vedere la confezione è identica, è la stessa, e ora sono curioso di andare a vedere se al loro interno si differenziano per la struttura. Sono curioso proprio perché ancora non l'ho aperta, ho deciso di aspettarvi, ho tolto soltanto il cellophane esterno e direi che a questo punto possiamo procedere e aprire una delle limited più grandi che io abbia mai avuto in collezione, ma di sicuro non è la più grande, perché c'è anche questo mammut. Comunque, andando al soggetto del video, la Limited di Astral Chain si presenta con questa confezione gigantesca e anche lei con un bello slipcase semi-trasparente che andremo a togliere. Dico anche lei perché l'altro gioco GOTY, Control, l'ho preso in un'edizione Future Pack Edition, che è sostanzialmente una steelbook, semplicemente uno steelcase, molto meno interessante di questa, infatti di quella non ho fatto un unboxing, però non si sa, questa è la settimana dei GOTY e degli slipcase. È molto carino perché parte della grafica è integrata proprio sulla copertina esterna e come potete vedere sono indicati i contenuti di questa collection che in un certo senso sembrano standard perché abbiamo il gioco, abbiamo la colonna sonora, una buona aggiunta, l'artwork, il libro artwork di Masakatsu Katsura, il mangaka che è dietro il character design di Astral Chain, nonché autore di Zetman. Sono un po' curioso, non si capisce se è il classico illustration book. Comunque, direi che questa parte esterna la possiamo togliere. Come al solito le scritte sono in inglese e francese perché le limited di Nintendo sono uguali per tutto il territorio europeo. Se trovate delle limited di Nintendo su siti europei dove il prezzo è vantaggioso, potete tranquillamente prenderle perché avrete esattamente le stesse limited. Cambierà soltanto il triangolino blu presente sul codice a barre, per il resto sarà tutto esattamente identico. Bene, andiamo a aprire questa collection che per una volta riesco a aprire alla prima nella direzione giusta, si apre e poi si blocca perché non si apre completamente ed è, non so quante volte dirò mastodontica, sono curioso di vedere cosa c'è in realtà perché vi ripeto non ho visto nulla. Ora la rigiro così verso di me
in modo che posso togliere con tranquillità. Intanto faccio un po' di spazio. Ah, non è un artbook, ragazzi. O forse sì? È una sorta di cornicetta nel frame, una sorta di quadro proprio, disegnato da Masakatsu Katsura, con delle scritte in giapponese e in inglese che recitano: grazie mille per aver acquistato Astral Chain. Con questo titolo, la nostra intenzione è quella di creare un nuovo tipo di action game che possa essere un pochino differente da quello che ti aspetti di trovare da Platinum Games. Da tutti noi del team di sviluppo di Astral Chain, grazie mille per il tuo supporto. E abbiamo i tre nomi coinvolti nel progetto, i tre nomi che da subito mi hanno convinto a imbarcarmi in questa follia di comprare una limited da scatola vuota, ma soprattutto di adorare il gioco già dal primo trailer, che sono Takashi Taura, director del gioco e già coinvolto in Nier Automata, uno dei giochi più importanti di questo decennio, Hideki Kamiya, firma storica dietro a un sacco di titoli, molti più di quelli che immaginate, ma per esempio è stato coinvolto sia nello sviluppo di un prototipo Resident Evil 2 che del primo Devil May Cry, ed è la firma dietro a tutti i giochi Platinum Games, tra cui anche Bayonetta. È un matto completo. E poi Masakatsu Katsura, che è il mangaka che ha disegnato il character design e che ha fatto anche questo frame. Ed è molto figo per noi collezionisti avere addirittura la numerazione della tiratura. La mia è la 07470 su 23.010 copie, che non sono proprio poche, ma non è una limited, è una collector. Poi, proseguendo nel contenuto della scatola, abbiamo la colonna sonora, sempre ben accetta, che è una sound selection. Questo cosa significa? Che probabilmente contiene soltanto una parte della colonna sonora che va acquistata separatamente. Poi la scheda di gioco, edizione triangolo rosa, perché è l'edizione valida per tutta l'Europa, ovvero contiene tutte le lingue. Questa la apriamo perché sono un collezionista, ma soprattutto sono uno che vuole videogiocare, e Astral Chain lo gioco sicuramente, non mi farò sfuggire questa occasione. L'apriamo e dentro non troveremo nulla, come è della tradizione dei giochi Switch, se non il foglio per le avvertenze e l'epilessia, pensato solo per i francesi, perché sono gli unici a essere fotosensibili in tutta Europa. E niente, dentro c'è semplicemente un fighissimo artwork e la schedina mini di gioco Switch, niente di che particolare. Sembrerebbe finito il contenuto, ma proviamo ad alzare questa cosa. C'è il doppio fondo, ragazzi, e qui c'è, incredibile, l'illustration book mastodontico, gigantesco. Abbiamo la copertina estraibile e al suo interno abbiamo tutti gli artwork del character designer, col suo stile inconfondibile, molto manga, molto anime. Abbiamo capito che questa è l'estetica. Sono libri che di solito spulcio, ma poi finiscono un po' nel dimenticatoio, anche se è molto bello e molto completo. Realisticamente non sono cose che poi risfoglio. Apprezzo molto di più, ad esempio, la possibilità di avere quadretto da incorniciare. Comunque siamo secoli avanti rispetto agli adesivi inclusi nella limited di Bayonetta, che erano tipo l'unica cosa in più che c'era ed era semplicemente scandalosa. Comunque direi che il contenuto della Collectors si esaurisce qua. Sono felice, sì, molto. È un'edizione gigantesca che fa la sua porca figura. Una cosa così grande, una cosa così imponente, per come sono fatto io, mi gasa ancora di più per entrare all'interno del gioco, ma questa è più una cosa mia. Però se vi dovessi dire, mi ha sconvolto, mi ha destabilizzato perché è una limited che non ho mai visto fatta così prima d'ora, la mia risposta deve essere no, non è così, perché ora vi farò vedere al volo la limited di Xenoblade Chronicles 2, uscita, ripeto, a fine 2017, quindi anche non proprio recentissima. E vi renderete conto che in realtà le novità sono ben poche, non tanto nel contenuto ma quanto nella presentazione. Questa è la limited di Xenoblade Chronicles 2, non ha una slipcase ma un cartoncino di colore, ma più o meno il concetto è lo stesso dello slipcase, e guardate un po', l'apertura è la stessa. Ora l'ho aperta al contrario, l'ho detto, non riuscivo mai a aprire nella direzione giusta. L'apertura è la stessa e anche la forma dei contenuti più o meno non si discosta da quella di Astral Chain, perché abbiamo l'artwork proprio delle stesse dimensioni, anche se non ha una copertina rigida, artwork che, come dicevo, difficilmente poi mi ritrovo a sfogliare.
e il doppio fondo, dove qui però c'era, al posto della serigrafia, c'era una steelbook, ma il resto è identico. Abbiamo anche la sound selection di Xenoblade Chronicles 2 con ben 13 brani e basta. E la cosa che mi dispiace, ma che è più una cosa mia, è che se si vedono queste due limited da confronto ci si rende conto che quella di Astral Chain in realtà è semplicemente una reskin di quella di Xenoblade Chronicles 2, però toglie un po' nella sua unicità. Ciò non toglie che è una collector's fantastica, secondo me questa sì che vale i soldi che costa. Purtroppo ormai è difficile da trovare in giro. Fossi in voi non dispererei, perché come è stato visto per la limited di Fire Emblem Three Houses, le limited spariscono ma poi ritornano, bisogna avere solo molta pazienza, cosa che io non ho, e bisogna sempre stare allerta, controllare i siti ogni giorno eccetera eccetera, avere offerte, ma non dare mai i soldi a chi ne approfitta e già da due settimane vendeva in pre-order questa limited a più del doppio del prezzo originale. Queste sono operazioni scandalose, sono degli sciacalli maledetti e non si meritano i soldi di nessuno. Cercatele nei negozietti, cercatele ovunque, si trovano. Non date i soldi ai truffatori o alle persone che non si meritano nulla nella vita. Comunque ragazzi, spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Il gioco, lo ripeto, mi ha creato un hype pazzesco e questa limited mi invoglia ancora di più a provarlo. E ci vediamo stasera, se volete, su Twitch per provarlo in live verso le 21 e vedere le prime ore di gioco insieme. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, e spero ci siate anche voi. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di prenderla, se continuerete a cercarla, oppure se andate di versione liscia e se questo tipo di video vi piace. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, supportatemi, aiutatemi a crescere, e vi ricordo che domenica ci sarà l'estrazione della giveaway per la card da 25 euro del Nintendo eShop. Quindi andate sul video dove spiego tutto quello che bisogna fare per poter partecipare. E niente, ci vediamo nei prossimi giorni. Io sono il Poro Michele da Astral Chain Collector's Edition.